professor Pascal. Oggi ad Aversa incontriamo Umberto Guidoni, un protagonista delle missioni spaziali del passato della NASA. La sua azienda, Tecna, è invece oggi una dei protagonisti dei programmi futuri dell'Agenzia Americana. Il P-2006 è stato selezionato proprio dalla NASA come modello di riferimento per la produzione della fusoliera di un aereo elettrico del futuro. La tecnologia dell'industria campana continua a rappresentare un'eccellenza. Aziende come Tecna sviluppano nuovi programmi e registrano straordinari successi commerciali. Eppure il comparto aeronautico della nostra regione perde colpi per le scelte industriali di Finmeccanica che non sembrano andare ancora nella direzione della ripresa dello sviluppo. Lei che è uno dei costruttori, potremmo dire, di questo mondo nella nostra regione, quale considerazione ci fa? Le origini di questo trend negativo sono molto lontane dal passato, che per una serie di ragioni, soprattutto di carattere sociopolitico, ha impedito a delle realtà notevoli e di grande capacità presenti nella zona di potersi affermare anche nel campo dell'aviazione commerciale, come noi ci siamo affermati nel campo dell'aviazione turistica privata e di scuola. Si sono perse enormi occasioni e soprattutto si è oggi non più in grado di formare quella serie di figure professionali come sono quelle che hanno ambito nell'ufficio tecnico col nome tra virgolette progettisti, che vanno sempre meno facendosi strada. Ecco. Professore, però Tecnam per fortuna continua nella ricerca di nuovi velivoli e continua ad affermarsi a livello commerciale nel mondo. Grazie a Dio manteniamo questa eccellenza. Guardi, noi in Tecnam abbiamo seguito sempre il programma di non fermarci in quella che è l'attività di ricerca e di ricerca di nuovi modelli, di nuove sperimentazioni. Questo ci ha permesso di non subire i morsi della crisi così violentemente come è successo per altri. Vi posso dare assicurazioni che sarà mantenuta perché abbiamo la volontà, tanto mia che ormai sono su molto avanti nel viale del tramonto, ma dei miei collaboratori, in particolare quelli del dipartimento tecnico, della produzione, soprattutto di mio nipote che dirige l'azienda. E noi abbiamo sempre seguito di tagliare una grande parte di quelle che erano le finanze aziendali per finanziare la ricerca, e questo ci ha dato modo di presentare quasi un modello nuovo ogni anno, e continueremo su questa strada. Adesso siamo in buona posizione per credo che tra un paio d'anni metteremo sul mercato un modello computer che è molto ricercato, abbiamo richieste da tutto il mondo. Mi dispiace soltanto di aver perso tempo per la burocrazia italiana, perché noi abbiamo perso perlomeno un paio d'anni appresso a pratiche che non si riusciva a mettere al giusto posto.